Ecco, Presidente, le faccio leggere una lettera che le ha mandato una scolara di vena superiore e che adesso la scolara medesima le legge con la sua viva voce. Da quando io e i miei compagni abbiamo composto questo tema, sono trascorsi diversi mesi e in questo periodo nel mondo sono accaduti eventi molto importanti. È crollato il comunismo in Europa e in alcune nazioni vi sono stati tentativi di golpe, ma io ora vorrei dire questo: in Italia si sta facendo qualcosa realmente per abbattere questo nostro muro della vergogna, questa nostra criminalità che ci offusca? Questo messaggio io lo rivolgo principalmente al Presidente della Repubblica. Il popolo calabrese ormai ha perso ogni speranza e la sua ultima ormai fede l'ha riposta in lei, un uomo giusto, un uomo che con il suo potere potrà fare molto. Io la pregherei di non abbandonare il mio popolo, di non abbandonarlo perché crede molto in lei, ha molta fiducia, e la pregherei di non abbandonarlo, di non deluderlo, ma di cercare di aiutarlo in tutti i modi. È una cara lettera. Cara Stella, ti sono molto grato per le cose che mi hai voluto dire. Io spero, venendo in Calabria un giorno, di conoscerti, perché devi essere molto brava non solo a scuola, ma la vita non è fatta soltanto dalla scuola. Io capisco i tuoi sentimenti, vedi, io ho un titolo importante, sono il capo dello Stato, non è che io possa fare molte cose, però ho quello di denunziare, di parlare, di rendere testimonianza, di confortare, di spronare. Queste cose, credimi, che le farò tutte per la tua terra. Io non la lascerò sola, ma anche voi però dovete unirvi, perché se la vostra terra è ammalata, i primi che dovete reagire siete voi. Non è che voi, ragazzi, ne potete fare moltissimo, ecco, ma potete parlare come parli tu, possono parlare come parli tu i tuoi compagni di scuola, possono parlare ai propri fratelli più grandi, ai propri zii, al proprio papà, alla propria mamma, e anche questo è un modo per contribuire tutti insieme a risolvere quello che tu hai chiamato giustamente il muro della vergogna, e cioè la criminalità nella tua regione. Signor Presidente, ai funerali di Libero Grassi a Palermo lei ha detto: non vi lasceremo soli. Cosa sta facendo lo Stato per farli sentire meno soli? Debbo onestamente dire che i due ministri più direttamente interessati, cioè il ministro dell'Interno ed il ministro della Giustizia, si stanno fortemente adoperando sul piano amministrativo e anche naturalmente nella sede parlamentare sul piano legislativo, per poter raffinare gli strumenti nella lotta contro la criminalità organizzata. Per intanto però alcune loro proposte sono bloccate nelle commissioni parlamentari. Non è ancora stata raggiunta, mi sembra, una sintonia tra Parlamento ed Esecutivo. La mia idea è che ancora, con tutto il rispetto per il Parlamento, per i membri parlamentari, per la classe politica, la vera consapevolezza della gravità, ma anche della specialità del fenomeno criminale in quelle che io chiamo le regioni a rischio, non mi sembra che ci sia, forse io sono presuntuoso. Ecco, l'altro giorno ho detto: la criminalità a Reggio Calabria, o peggio, la criminalità in Sicilia e la criminalità a Milano. Questo non vuol dire dare un giudizio morale, sociale, favorevole più a Milano che alla Sicilia. La Calabria sono cose diverse. La criminalità è frutto di un malessere sociale, è legato al tipo di subcultura o anche di cultura, perché certi valori possono essere distorti al male. Non parliamo poi della Sicilia, dove la mafia è un fenomeno complesso di carattere storico, la lotta al quale è cosa molto più complicata che non mettere sotto controllo territoriale Milano, dove c'è una criminalità organizzata, ma dove non vedo piccole bande di taglieggiatori che siano in grado di controllare o determinare la vita di Milano. Lì è un fatto puramente tecnico,
di polizia e di giustizia a Milano. E in Calabria e in Sicilia, anzitutto l'applicazione del mezzo tecnico è molto più, deve essere di grado molto più elevato. I mezzi tecnici, ma lei pensa che per vincere la mafia bastino i mezzi, gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria? Vede, cioè, mezzi prevedibili dalla legislazione ordinaria. In che senso? Ecco, non mezzi previsti finora dalla legislazione. Ah, quindi... Mezzi prevedibili. Quindi lei pensa che si possano, che si debbano fare altre leggi? Una diversa organizzazione del pubblico ministero. Che però adesso è bloccata nelle commissioni parlamentari. I tabù che non sono guardi comuni a coloro i quali esercitano le funzioni di magistrato in Sicilia, persone che io conosco, che stimo e che combattono una battaglia seria, in grande difficoltà. Lei pensi che Giovanni Falcone, osannato fino a un anno fa, e per aver poi compiuto atti sereni del suo magistero, ha salito dai professionisti dell'antimafia in un modo che non esito a definire indegno, e con un'attività che non porta per la sua faziosità niente alla lotta contro la mafia. Io sono convinto che si può attuare un maggior coordinamento delle forze di polizia, una direzione unitaria delle forze di polizia. Quando io apro la radio, la televisione, e sento la polizia e i carabinieri e la finanza indagano, no, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Vede, un tasso di concorrenza tra le forze di polizia serve. Oltre un certo limite siamo allo spreco e siamo alla emulazione non produttiva. Anzitutto è questo. La lotta alla mafia in Sicilia è anzitutto attività investigativa seria, estremamente intelligente, estremamente raffinata, che spazi anche oltre la Sicilia e che sul piano dell'intelligence spazi anche oltre l'Italia e anche oltre il continente europeo. Poi dall'altra parte vi è lo strumento dell'ordinamento giudiziario. Teniamo fermi i giudici, la cui indipendenza è sacra, ma non confondiamo i giudici con pubblico ministero. Questo però in Sicilia non basta. In Sicilia non basta, perché il fenomeno mafioso è un fenomeno radicato nella società, nella politica e, se lei non mi fraintende, nella cultura. L'aveva capito Sciascia, che anche lui capito di essere definito mafioso per aver denunciato i professionisti dell'antimafia. Si immagini, Sciascia, il buon Leonardo Sciascia mafioso, cose che accadono nel nostro paese. E poi occorre un'azione parallela a quella della giustizia, delle forze di polizia, che incida. Ecco, forse qui addirittura occorrono provvedimenti speciali, e io lo capisco bene. Ma di che tipo? Per amministrazioni comunali, locali, appalti, servizi pubblici. E se bisogna, se in Sicilia bisogna introdurre, e che vuole che dica il commissariamento per 3 anni, si introduce il commissariamento per 3 anni. Se in Sicilia bisogna dare potere agli organi della regione o dello Stato di avvocare le pratiche per quanto riguarda gli appalti pubblici, si faccia. Signor Presidente, il Presidente della Commissione Antimafia ha appena finito di dire che lui è preoccupato e che la sua preoccupazione, condivisa anche dalla gente, mi pare, è che la mafia abbia addentellati nella pubblica amministrazione un po' a tutti i livelli. Guardi, una delle poche cose consolanti nella struttura della lotta contro la mafia è la presidenza della Commissione Antimafia nella persona del senatore Chiaromonte, uomo di grande onestà, di fine senso politico, sociale, culturale, di grande prudenza e di grande imparzialità. Questa è una delle garanzie. Gerardo Chiaromonte è una delle poche garanzie. Io dico, io siamo di due, eravamo
eravamo di due partiti diversi, ma sempre un uomo verso il quale io ho nutrito una grande stima, sarebbe stato, sarebbe un grande uomo di governo, anche perché un uomo che non si è mai prestato a speculazioni di nessun genere e che ha una misura di moralità che io vorrei vedere in tanti altri uomini politici del mio paese. Quello che dice Gerardo Chiaromonte, lui ha più elementi di me, io non esito a considerarlo possibile o reale. Lei vuole che la mafia non sia riuscita a infiltrarsi in modo anche surrettizio nell'amministrazione pubblica. Non è possibile che non l'abbia fatto. Ecco perché non basta la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, ma occorrono anche strumenti, forse in questo caso speciali sì, per estirpare questo ma. La mafia mica è formata di sprovveduti, ecco perché è diversa la mafia dalla Calabria, che è ancora in parte un banditismo, anche se sta cambiando, un banditismo tradizionale. Un'ultima domanda, signor Presidente. Sì. Alcuni commentatori autorevoli e poi anche insospettabili hanno scritto che uno dei principali problemi del Meridione sono i meridionali. Io credo che la vita di una società sia la risultante alla fine della volontà di tutti. E che la storia di un popolo, e così anche la storia di una regione, abbia come soggetti tutti i componenti di questa regione. Un fenomeno come quello della mafia, se non trova in prima linea della mafia, della camorra, della 'ndrangheta, ma soprattutto della mafia, se non trova in prima linea i siciliani, i calabresi, i campani, ridotto a puro problema di polizia, non può essere risolto. La ringrazio, signor Presidente.